Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo pronti ragazzi, ormai manca veramente pochissimo all'update e ovviamente manca pochissimo al rilascio del nuovo personaggio giocabile, ovvero Young Sephiroth, ma ci sono alcune novità che dobbiamo discutere insieme che non sono state trattate nelle live, ovvero ci sono dei piccoli aggiustamenti, delle piccole informazioni che sono state riportate tramite le notizie, ma che qualora nessuno avesse letto o che magari qualcuno si fosse perso, vi faccio io un piccolo recap e ve le traduco anche nel caso magari ci fosse della difficoltà per quanto riguarda anche il capire l'inglese. So che in teoria non dovrebbe essere così, ma siccome c'è gente che conosco che purtroppo o comunque ha delle difficoltà nel leggere, nel comprendere bene l'inglese, oggi andiamo a tradurre insieme tutte le notizie che sono state aggiunte praticamente stasera, o comunque che sono state aggiunte praticamente nelle ultime 24 ore. Allora, innanzitutto parliamo del fatto che appunto abbiamo la manutenzione, quindi la notizia ufficiale della manutenzione, che qui viene segnata per settembre 28, ma vi ricordo che per noi che siamo comunque dall'altra parte del mondo dobbiamo fare un calcolo di 9 ore in avanti rispetto all'orario che ci indicano loro, perché l'orario che viene indicato nel gioco è il PDT, ovvero il Pacific Day Time, quindi l'acronimo che è PDT sta appunto per il Pacific Day Time, mentre noi invece siamo comunque dall'altra parte del Pacifico, quindi abbiamo 9 ore di abbiamo 9 ore di distanza. Infatti qui veniamo ringraziati per il fatto di giocare ad Ever Crisis eccetera eccetera, e poi qui abbiamo la manutenzione che per l'appunto comincia il 28 settembre alle 4 p.m. del PDT, quindi in questo caso comincia dalle 4 del pomeriggio, quindi dalle 16, quindi se noi dobbiamo calcolare 9 ore sono 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'una. Quindi la manutenzione da noi comincerà a l'una di notte, quindi l'una di notte che da noi si traduce in 29, quindi giorno 29 a l'una di notte, ok? E fino alle 6.59, che sarebbero praticamente le 4 del mattino. Quindi dall'una di notte alle 4 del mattino noi avremo la manutenzione. Ovviamente la manutenzione potrebbe essere soggetta a delle modifiche, però ovviamente senza notizie, quindi potrebbe in un qualche modo esserci degli imprevisti, ma speriamo invece di no. Che cosa succederà all'interno di questa manutenzione? Cose che abbiamo già trattato nel video di recap della live, che se avete perso vi linko praticamente qui nelle schede in alto a destra, ovvero l'aggiunta di nuovi capitoli durante la manutenzione, e poi abbiamo anche il quality of life, o comunque l'aggiustamento per quanto riguarda il recupero di stamina e la stamina che viene data al giocatore dopo ogni giorno. Inoltre ci sono anche delle note dove dicono che se noi siamo all'interno del gioco potremmo essere buttati fuori durante la manutenzione, se stavamo effettuando una missione potremmo comunque riprenderla, la stamina che stavamo consumando durante la manutenzione verrà comunque ridata indietro ai giocatori, e quindi abbiamo anche poi la possibilità di avere la comunicazione del cambiamento della manutenzione. Infatti dopo la manutenzione praticamente il recupero naturale della stamina sarà aggiustato da, che prima era 1 ogni 6 minuti, diventerà 1 ogni 2 minuti, quindi sarà veramente molto più rapido recuperare stamina, e quindi sarà anche molto più rapido giocare e fare tante altre missioni, e questo è un grandissimo vantaggio per tutti, letteralmente per tutti. E poi per il momento altre notizie non ce ne sono. Abbiamo invece anche un aggiornamento per quanto riguarda invece il banner, o comunque i banner con i ticket draw. Infatti abbiamo delle aggiunte che verranno effettuate al banner con i ticket, quindi se avete dei ticket adesso potete, cioè dopo la manutenzione potrete utilizzarli, perché dopo la manutenzione praticamente che cosa succederà? Succederà che verranno aggiunte le armi Murasame ed Heavy Hoser,
Quindi le armi che noi abbiamo avuto in esclusiva in precedenza nel banner di Cloud e Barrett adesso saranno disponibili per tutti direttamente dai Ticket Draw e anche dall'Exchange Shop. Quindi nel momento in cui noi andremo nella sezione Exchange con il ticket dorato per cambiare le armi 5 stelle potremo ottenere queste armi. Inoltre queste armi, sempre la Murasame e Levi Hauser, dove sarà possibile trovarle? Sarà possibile trovarle ovviamente dai ticket, quindi ticket classici che potremo pullare nel gioco, dei ticket con arma 4 stelle o più garantita, arma 5 stelle garantita, ovviamente arma garantita di Cloud, arma garantita di Barrett e arma 5 stelle garantita di Cloud e arma 5 stelle garantita di Barrett. Inoltre saranno, come detto in precedenza, disponibili anche all'interno dell'Exchange Shop. Quindi se volete recuperare queste armi sarà possibile ottenerle anche dentro l'apposito menu, che se non vi ricordate dove si trova è praticamente qui. No, scusatemi, ho fatto Shop senza motivo. Andate qui, Exchange, e poi praticamente qui avete Weapon Exchange. Quindi qui avete poi le armi di Cloud, potete scambiare l'arma di Cloud, e qui avete Barrett e potete scambiare l'arma di Barrett. Andiamo ancora avanti, no, ho sbagliato, andiamo ancora avanti perché c'è un'altra bellissima notizia, ovvero le sfide delle co-op di Ifrit. Sfide delle co-op di Ifrit, dove praticamente sempre al solito, dopo la manutenzione, avremo la possibilità comunque di effettuare le battaglie co-op di Ifrit. Potremmo fare squadra con altri giocatori per combattere la Summon e in base alla difficoltà potremo ricevere le memorie della Summon oppure le armi della Summon. Quindi sarà più facile magari per chi ha difficoltà poter farmare la Summon di Ifrit, e noi state sicuri che per tutti coloro che hanno difficoltà farmeremo in live. Quindi faremo le coop, organizzeremo i turni, organizzeremo tutto quello che c'è di bisogno, così se avete necessità potete tranquillamente farvi aiutare da me e dai ragazzi della community in modo tale da poter ottenere le vostre ricompense. Inoltre, comparato al solo content, queste missioni saranno più in queste missioni sarà più semplice ottenere le armi 4 e 5 stelle. Quindi se dovete farmare appunto l'arma di Ifrit, qui sicuramente si sprecherà meno tempo, meno stamina, e quindi avremo la possibilità di ottenere più copie dell'arma. Il periodo è sempre il 28 settembre alle 7 pm, quindi fate un calcolo, 7 pm, anzi in realtà è anche più in là della manutenzione, perché 7 pm sono 8, 9, 10, 11, mezzanotte, ah no, mezzanotte, l'una, le due, le tre, le quattro, sì, quindi le 4 di mattina addirittura di giorno 29, quindi sì, praticamente dopo la manutenzione. Che cosa c'è da affrontare in questo content delle coop? Praticamente si potrà giocare insieme ad altri giocatori formando un team di 3 personaggi. Ogni giocatore sceglierà il proprio personaggio e permetterà di comporre il team per sconfiggere un nemico comune e vincere poi le ricompense che includono anche le coop medals. Quindi questa sarà un'occasione anche per ottenere le coop medals, quindi veramente tanta bella robetta. Inoltre si possono collezionare le medaglie della coop per scambiare diversi oggetti all'interno ovviamente del Medal Exchange. Questa è veramente tanta bella robetta. Poi qui vabbè, abbiamo sempre le solite informazioni delle note, e poi infine abbiamo l'ultimo update che è praticamente il nuovo capitolo di First Soldier, capitolo 5, che sarà quello che verrà aggiunto dopo la manutenzione, che renderà il personaggio giocabile di Young Sephiroth. Infatti qui abbiamo grazie per il gioco, qua dopo la manutenzione il capitolo The First Soldier Chapter 5 sarà disponibile per essere giocato. Con il rilascio di questo nuovo capitolo un nuovo personaggio giocabile verrà aggiunto alla battaglia. In questo caso il nuovo personaggio giocabile è Sephiroth, ovvero il Young Sephiroth. In unione con Sephiroth verranno aggiunte anche le seguenti diciamo anche le seguenti cose all'interno del gioco: il Sephiroth Character Stream,
quindi la possibilità comunque di poter potenziare il personaggio di Sephiroth tramite appunto le sue memorie, le missioni di Sephiroth, dove sarà possibile appunto farmare le sue memorie, il Sephiroth Memory Pack, che questo sarà appunto un pacchetto nello shop che vi consente comunque di acquistare già le memorie di Sephiroth in modo tale da poterlo livellare praticamente subito. Verranno aggiunte anche le missioni ad alta difficoltà con il capitolo di Sephiroth Memoria 1 e Memoria 2, quindi così come tutti i nostri personaggi verranno aggiunte anche le memorie livello 1 e livello 2 per Sephiroth. Una skin verrà aggiunta a quanto pare anche nel Gear Exchange, Aero Glider, che sarà praticamente una skin free to play a quanto pare per Sephiroth, cosa che in realtà non mi aspettavo. E poi verranno aggiunte le memorie di Sephiroth all'interno della sezione Exchange delle memorie. Alcune delle armi di Sephiroth verranno aggiunte al menu del Weapon Exchange, quindi nel menu di scambio delle armi, e poi ovviamente bisogna guardare il menu in questione per vedere quali armi saranno disponibili da scambiare e quali no. Inoltre abbiamo anche delle note dove non si potranno ottenere delle armi di Sephiroth dal banner First Soldier Guaranteed 5 stelle Weapon Ticket Draw, quindi il ticket che ci hanno regalato nella live, cioè dopo la live, con un'arma garantita 5 stelle di First Soldier non includerà le armi di Sephiroth anche dopo la manutenzione. E questo per me è un sospiro di sollievo, perché mi ero conservato quel ticket proprio in attesa della manutenzione per vedere se magari avessi avuto fortuna e poter droppare un'arma di Sephiroth. Inoltre, ovviamente non sarà disponibile anche nei ticket garantiti con la celebrazione The First Soldier con le armi 5 stelle garantite da Weapon Draw. Quindi queste ovviamente non ci permetteranno di ottenere altre armi di Sephiroth. E poi vabbè, il contenuto potrebbe subire delle modifiche senza alcuna notizia, e poi eccetera eccetera. Quindi queste sono tutte le notizie che dobbiamo commentare e che abbiamo avuto modo di poter guardare insieme per il rilascio di questi nuovi contenuti. Quindi le battaglie coop di Ifrit, che sicuramente faremo in live in maratona, perché vi ricordo che giorno 29 saremo in maratona Ever Crisis per pullare Sephiroth, potenziarlo, fare le coop, fare praticamente di tutto e di più. Quindi non perdete l'appuntamento, perché c'è veramente tanta roba. E inoltre vi avviso anche che qualora dovessi raggiungere il mio obiettivo abbonati, effettuerò un giveaway di una carta Google Play Store da ben 50 euro. Quindi chiamate amici e parenti, unitevi, perché così facendo potremo effettuare questo giveaway con estrazione direttamente in live a fine serata. Quindi sarà sicuramente una serata, secondo me, piacevole. Detto questo, concludiamo a questo punto il video con il ticket dell'arma garantita First Soldier. Qui non ho ancora ticket a sufficienza, qui invece vediamo quale arma ci uscirà come arma garantita. Spero la prime number di Matt. Sinceramente parlando, è invece un'arma di Glenn, che è... Ah, va bene, ok, quindi l'Apollo Ginel con un bel overboost, che sinceramente ci sta, mi sta anche bene, però vabbè. Va bene così. Peccato, avrei sperato in una prime number di Matt. Niente, la metteremo poi successivamente nel banner quando uscirà. Detto ciò, ragazzi, io vi aspetto in live giorno 29, quindi mi raccomando, preparatevi. Se volete pulleremo tutti quanti insieme, oppure pullerete per conto vostro, non è un problema. Mi fate sapere ovviamente come vi sono andate le pull. Io ovviamente andrò a pullare fino al costume di Sephiroth, perché mi sembra abbastanza logico. E quindi niente, ci vediamo direttamente giorno 29. Spero che questo video possa esservi stato utile. Se così fosse, un pollicino, un commento e condivisione, che aiutate il canale a crescere. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.